Una seconda parte particolarmente interessante, perché a questo punto ci occupiamo di bambini in tempo di coronavirus. Bambini e adolescenti, lo facciamo con il professor Marcello Lanari, che è il direttore della pediatria di urgenza del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Universitario Sant'Orsola di Bologna. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Abbiamo annunciato questa intervista e devo dire che sono arrivate un fiume di domande da parte di mamme, di ragazzini e di bambini. Gliene leggo una, ad esempio. Giulia dice: risulta davvero difficile far mantenere le distanze ai bambini di età prescolare e scolare, è veramente necessario l'uso della mascherina anche per questa età? Perché ci raccontano diverse mamme di avere figli di 14, 15, 16 anni che sono stati fermi per un paio di mesi, hanno preso la bicicletta, la prima cosa che hanno fatto magari è stata andare al parchetto e vedere altri ragazzini come loro. Qual è il rischio che si corre e cosa dire a questi ragazzi? Ok, allora, dentro la domanda ci sono probabilmente altre 5 domande, proviamo sì. a fare ordine e tentare di dare delle indicazioni alle mamme. Allora, in questo periodo che sembra lunghissimo, ma in realtà si tratta degli ultimi 2 mesi, abbiamo sentito opinioni molto contrastanti e molte di queste opinioni sono state contrastanti perché in realtà cambiavano i dati riguardo all'infettività di adulti, l'infettività dei bambini e varie altre situazioni che venivano più o meno dimostrate da dei dati scientifici. Allora, quello che all'inizio sembrava è che i bambini non si ammalassero proprio, non contraessero l'infezione, e poi si è visto invece che i bambini contraggono l'infezione in una maniera assolutamente più blanda, diciamo, rispetto agli adulti. Questo è un dato che è confermato a tutt'oggi, però non è vero che non si ammalino, qualcheduno può ammalarsi anche in maniera grave, ma sono veramente delle eccezioni, esatto, come dice lei. Però i bambini possono essere infettivi, questa è una certezza. C'è uno studio dell'Università di Berlino che dice che il carico virale nelle vie aeree dei bambini è uguale a quello degli adulti, per cui può essere infettante un bambino, quindi i bambini possono anche infettarsi tra di loro. Però anche qui ci sono dati ancora contraddittori, perché per esempio c'è uno studio australiano che fa vedere che in realtà tra studenti non si infettano, i pochi studenti che su un grande numero si sono infettati a causa di un'infezione trasmessa dagli insegnanti. Allora, non c'è ancora una certezza riguardo alla possibilità tra soggetti in età pediatrica di passarsi l'infezione e di trasmetterla anche agli adulti, però noi dobbiamo comportarci come se fosse e quindi bisognerà dare indicazione alle mamme, se volete ne parliamo, di come mettersi al massimo in sicurezza, diciamo. Direi che è necessario, perché a questo punto la domanda, nel dubbio, cosa è meglio fare per proteggere i bambini e proteggere anche noi stessi a questo punto? Sì, no? Senza certo. rinchiuderli in una gabbia, certo. Perché non ci stanno più. Come si può fare? Allora, il discorso gabbia è veramente gabbia, cioè bambini, noi adulti abbiamo ampiamente esternato la sofferenza del lockdown, come lo abbiamo chiamato, i bambini forse non l'hanno esternato così in maniera così palese, ma hanno sofferto del lockdown sicuramente quanto o più di noi adulti. Ci sono studi vecchi di precedenti epidemie non italiani in cui si è visto che a seguito di situazioni analoghe di chiusura di scuole e di segregazione i bambini hanno sviluppato il disturbo post-traumatico da stress successivamente 4 volte in più che nella popolazione normale. Quindi i bambini sono stati segnati da questo, evidentemente certo. in relazione anche dalla capacità della famiglia di sostenerli in questa prova molto dura anche per loro. Offrire delle alternative, insomma, nei limiti del possibile, perché poi insomma c'è chi gode di spazi privati, sì. chi no, certo. e quindi insomma chi ha una casa un po' più grande, chi ha una casa un po' più piccola, grosse e quindi differenze. Insomma no, dipende questo... per... Questa è una verità sacrosanta, però detto così potrebbe anche sembrare che chi ha degli spazi limitati o delle risorse limitate sia già condannato, può avere uno svantaggio, no? Ma non è, perché ci sono famiglie molto accudenti in spazi limitati e famiglie certo. poco accudenti sì, sì. In spazi più ampi. Allora, quello che è, adesso noi stiamo in questa famosa fase 2 e poi ci sarà una fase 3 che sarà quella delle riaperture delle scuole, via dicendo, come ci dobbiamo comportare? Adesso mettendoci in sicurezza, allora le cose che avete sentito raccontare migliaia di volte da tutti sono valide.
bisogna usare il gel o il lavaggio delle mani continuamente. Siccome il lavaggio delle mani può essere più difficile, portarsi dietro il gel e farlo usare anche ai bambini, anche sulle manine dei bambini. Mettere le mascherine. Allora, cosa vuol dire mettere mascherine? Intanto, quali mascherine? Quelle chirurgiche sono quelle che sono a disposizione di tutti. Sappiamo, abbiamo imparato, che non proteggono noi stessi da un eventuale patogeno, però proteggono gli altri dal patogeno che abbiamo noi. Però qual è il discorso? Se tutti l'abbiamo, certo, ci si protegge. Anche i bimbi, allora? Fino a che età? Allora, ci siamo un po' confrontati, diciamo, tra pediatri, tra esperti, e la nostra società italiana di pediatria chiede che almeno dai 6 anni in su vengano portate, soprattutto nei luoghi chiusi. Io ho visto accedere nel nostro pronto soccorso un sacco di bambini ben più piccoli di 6 anni, con le loro mascherine disegnate, colorate e via dicendo, senza dare segni di insofferenza. Ecco, ora, si abituano. Si abituano, i bambini sono bravissimi, i bambini capiscono, percepiscono, fanno tante cose che noi non immaginiamo essere in grado di fare. Ecco, professore, le chiedo una cosa, in uno spazio invece all'aperto, come può essere per esempio un cortile oppure un giardino di un'abitazione dove si ritrovano 3 o 4 bambini, in questo caso è necessaria, è importante o facoltativa la mascherina? Guardi, lei ha detto delle parole che ritengo chiave, nel senso che il mondo è cambiato, può darsi che torni come prima, non sono un sociologo e non posso dirlo, però sicuramente a lei ha detto cortile, ha detto 3-4 bambini ed è una realtà sacrosanta che noi dovremo privilegiare questi spazi per i nostri figli nei prossimi mesi, ovvero spazi in cui all'aperto, quando si possa evidentemente, in cui ci sono pochi bambini, sempre gli stessi possibilmente, fin tanto che non avremo delle ulteriori garanzie di sicurezza, e anche lì, sì, io penso che la mascherina possa essere un qualcosa che debba essere utilizzata. Quando saremo smentiti, saremo tutti contenti di buttarle via. Okay. Altro per che, ora. Okay. Altro che la scuola, professore. La scuola invece è un problema. Io non entro nel merito se abbiano fatto bene o male a non riaprire, probabilmente hanno fatto bene, forse non è andato perduto a questo punto dell'anno poi tantissimo, ma non spetta a me giudicare questo. Però c'è la riapertura. Guardi, proprio l'altro ieri ho visto un filmato che presumo per le scritte che c'erano e per quello che raccontavano della Corea del Sud, dove tutti sappiamo c'è stato un bel esempio di come contenere l'infezione, pur avendo grande vicinanza con la Cina, col focolaio primario. Beh, c'è questo filmato in cui si vede la mamma che accompagna a scuola un bambino che a guardarlo poteva avere 5-6 anni, qualcosa del genere, e il bambino arriva, fa il suo inchino, perché evidentemente nella loro si fa così, cultura, esatto, ad una persona preposta fuori dall'accesso della scuola a provargli la temperatura, igienizzargli le mani, fargli buttare via la mascherina che aveva su e dargliene una pulita, igienizzare le scarpe con uno spray come facciamo noi nel nostro pronto soccorso e via dicendo, e a quel punto farlo accedere alla scuola. Io credo che dovremmo prendere delle misure di questo tipo. Aumenteranno i tempi, gli spazi dovranno essere maggiori, però io credo che non potremo permetterci più fare delle classi di 25-30 studenti tutti insieme, anche perché non potremo tenere finestre aperte, ricambio d'aria, situazioni che attualmente ci stanno aiutando sicuramente, gli spazi aperti evidentemente permettono la dispersione del virus e quindi un rischio molto minore. Dicembre-gennaio, certo, non si può ipotizzare di mettere i bambini nell'aia della scuola, quindi bisognerà individuare anche questi spazi. Qualche genitore dice babysitter perché dobbiamo lavorare, come scegliere, con che criteri, come fare? Sì, allora, guardi, facevo delle riflessioni, ma da pediatra evidentemente, ma anche da genitore. Adesso mia figlia ha 30 anni, per cui non è più quello il mio tema. Forse la bimba è cresciuta. Sì, è grandina. La bimba è cresciuta. Però, a parte questo, quello che pensavo è che forse
dovremmo rivedere anche le modalità per le quali fornire dell'assistenza ai bambini più piccoli che non vanno a scuola, ad esempio. E cioè, io so che molti genitori non mettono i bambini nell'asilo pubblico, ma piuttosto creano delle situazioni dentro una casa, dentro il condominio, con 3, 4, 5 bambini badati a rotazione da un genitore. Adesso non dico che questa è la soluzione ideale, però penso che dovremmo trovare delle situazioni alternative per la gestione dei nostri bambini. Da sì, da no, è ovvio, i genitori devono lavorare, anche qui il governo dovrà sostenere questi genitori, certo, che dovranno, è inevitabile, e dico anche un'altra cosa, che dovrà sostenere non solo i genitori maschi, ma anche i genitori di genere femminile, sì, perché è impensabile che si torni indietro di 20 anni e che le donne debbano sacrificare il proprio ruolo lavorativo per assistere i bambini, perché vero, nessun altro lo può fare. Un problema nel problema che si sta già manifestando. Abbiamo parlato diffusamente, perché insomma è uno dei timori che ci portiamo appresso, fino a, certo, quando non verrà fuori insomma qualche decisione che vada in un'altra direzione. Davvero. Una chiacchierata davvero molto interessante col professor, lo ricordiamo, Marcello Lanari, il direttore della pediatria d'urgenza del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Universitario di Sant'Orsola di Bologna. Grazie e a presto. Buon lavoro. Grazie. Soprattutto, buon professore. Lavoro a voi. Buon lavoro.